Ciao a tutti ed eccoci di nuovo in Animal Crossing, altra giornata in cui tranquilla faccio vedere come me la gioco così, senza tante fregole qui a naffio, perché è sempre meglio annaffiare, oggi me la sento così, mi sento da annaffiatoio, erbaccia via, vediamo poi se c'è qualcuno in piazza. Oh, erbaccia, era una settimana che non venivo, non c'è nessuno in piazza, però qui c'è una stellina, bene bene, allora. E ho trovato un geoide, qualcosa, un meganinoide, un oide ho trovato, un oide, vai, vieni, vieni, che poi si vende, vieni. Te, niente. Prima di tutto cerchiamo il sasso con la stellina, niente. Cioè, no, con la stellina, con i soldini, oppure con il minerale, vediamo un po'. Oh, stellina, stellina. E vai, fossile. Vieni con me, chi c'è qui? Zampa, ah, giusto, è vero, Zampa si è messo qui ad abitare qui. Niente, di solito qui ce la trovo spesso, invece niente. La stazione di polizia. Qui c'è una cicala che canta. Un germoglio di bambù. Aspetta, perché avevo visto una mantide. E presa la mantide! Mi stava avvicinando piano piano perché stava per saltare via. Oh, questa è casa nuova. Ah no, questa è, che dico, è Barnaba, che casa nuova. Ma allora ha cambiato, la ringhiera ha cambiato Barnaba. Lì c'è Greta. Salutiamola perché altrimenti ci dice che passiamo di lì, non la salutiamo mai. Ma buongiorno, di mattina l'ora in bocca, Cipicchia, vuole dirmi qualcosa, raccontami qualcosa. E Alex, sì, dici in giro che la tua casa è uno splendore a Cipicchia. Dispiacerebbe se... Andiamo via, andiamo a vedere casa mia. Vai, seguimi. Andiamo, vieni, vieni. Vieni, vieni, Greta, vieni, vieni. Seguimi, eh. Non ti perdere, Greta. Adesso corro. Vieni, vieni a vedere casa mia, Greta. Vieni. Allora, questo è l'ambiente natalizio, come puoi ben vedere. Non siamo a Natale, ma... Vieni, vieni, Greta. Ma, lo tengo. Poi, di qua c'è la stanza nuova. Vedi? Guarda, guarda, c'è la stanza nuova. Greta, guarda attentamente. L'ho allargata. Devo trovare questo... Cosa sciccosa. Vedi? Oh oh. Vedi, vedi com'è sciccosa questa. E poi ho l'altra stanza di là. Questa quindi è tutta in arredamento. Non ti spaventare. Qui siamo sempre a Natale. Qui è zona sempre Natale. Di qua abbiamo la zona sempre palloncini. Guarda, guarda, Greta. Vieni a vedere. Guarda, guarda. C'ho anche le fotine. Dimmi, guarda, guarda. Di Kong e di... Era Mimì. No, chi era? Sì. Poi, via, levati, scansati, Greta, scansati con questi orecchioni. Ah, sto mettendo lo stereo. No, no. Chiudi, chiudi, ho acceso lo stereo. Oh, brava, Greta, ecco, ti dovevi levare. Poi, guarda, Greta, guarda, adesso ti faccio vedere la stanza sovrastante. Vieni a vedere, vieni. Guarda qua che stile pavao. Questo porta via, questo è un grande stile. Hai visto? Ti piace? Vieni, vieni. E poi, mo te mostro la cantina. Vieni a vedere la cantina. Vai. Seguimi, Greta, seguimi. Seguimi, seguimi. Guardami, guardami. E qui c'è tutto stile ghiaccio, quasi tutto ghiaccio, però un punto. E c'ho anche la rosa, no? Vieni, vieni a vedere, vieni. Mi piacerebbe stare, ma si è fatto tardi, Cipicchia. Sono contenta di aver visitato casa tua. Visto? E hai visitato tutta casa. E andiamo, continuiamo il nostro... Tour nella mia città, alla ricerca di stelline. Era curiosa di vedere casa mia, eh. Brava Greta, ci ha fatto piacere. E proseguiamo, proseguiamo. C'ho la fionda oro, come ben vedete. La fionda oro, ve lo faccio vedere. Spara tre colpi. Oh, ok. Continuiamo. Oh no, no, ho sbagliato. No, no, qui, qui, qui. Continuiamo. Niente, questo non è il sasso dei soldi. Andiamo alla ricerca appunto del sasso dei soldi. Lì c'è un'altra cicala. Va bene, non ti prendo ora. Momentaneamente sono con gli occhi puntati sui sassi. Ammappati, quante bacie! Ma perché era una settimana che non giocavo, purtroppo. Sì, per via di lavoro. Ho meno tempo. Ah, chi sei? Ma te sei nuovo? È Brina! Ehi, tu sei Alex, vero? Finalmente ci conosciamo. Mi sono trasferita qui una settimana fa. Mi chiamo Brina. Sono sicura che ti metteremo amiche per la pelle. Vieni a trovarmi quando ti va, ok? Ok, Brina, sei bellissima! Mi piace anche te, Fenice e Brina, guarda come sono bellissime! Mi piacciono!
Ehi, non pestare i fiori, capito? Oh, annuncio. Ho visto domani c'è l'insetto mania. Accipicchia, domani non ci sono. Questa l'avevo toccata di sasso. No, non è che il gioco consiste nel non fare buche. Ecco, brava, strato, brava. Ecco. Niente, forse l'avevo già toccato. Sì. Ah, questo? Sì, l'avevo toccato, sì. Ammappate. Qui c'è, sono dei sassi? Qui sì, ma non ricordo. E non è nemmeno questo il sasso dei soldi. Questo? Nemmeno questo. Mannaggia. Ah, mi sbiaccia. Accipicchiolina. Questa zona qua. Qua. Ah, però c'è una stellina. Stavo dicendo, i sassi non ci sono, ma ho visto una stellina che era una trappola. Bene. Ritappa la buca. Sempre un po' di spazio, sì. Questo l'avevo toccato. Andiamo qua. Per qua c'era qualcosa, non mi ricordo. Ah, erbaccia. Quassù mi mancano sassi. Quassù c'ho dei sassi che non ho. Trifoglio, via. Pulire, pulire. Quassù, erbaccia. Erbaccia. Ecco, questo mi manca, questo mi manca. Questo qui a destra, no? Il buco per terra, oggi proprio. Eccolo! No! Spettacolo! Oggi ho trovato il sasso dei minerali! Basta, sono finiti. Uno, tre. Vediamo quanto posto c'ho. Basta, non ho più posto. E via, andiamo a vendere. Andiamo a vendere, andiamo a produrre soldini. Aiuto, aiuto, aiuto. Mi si è bloccato, aiuto. Forza! Ok. Perdonate, ogni tanto c'è questi svenimenti. Andiamo da Alpaca a vendere. Ciao Alpaca, sono venuta a vendere un sacco di cosine. No, 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 ho sbagliato. Non volevo cambiare il prezzo dello scaffale in plastica, ma bensì volevo parlare con te. Compra le mie cose. Allora, ti avrei portato questo, 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 questo e questo. E anche la trappola, guarda. Bene, quanto mi dai? 10.000 stelle, va bene. Ok, va benissimo. Ma prego, guarda, Alpaca. Grazie. Allora, in questo momento adesso stavo pensando, stavo riflettendo che quasi quasi vado a estinguere un po' il debito da Emnok. Della casa. Eccomi qui. Qua, qua, qua. No, di qua, scusami, non ti volevo disturbare. Oh, c'ho 159. Restituisci il prestito? Sì, vai. Ok, vai, io farei 59.000 stelline. Oh, mamma mia, cioè, il residuo è sempre 350.000 stelline. Mamma mia, ma il caro Ibrook mi svena come sempre. 291, già meno, ma comunque, caro, caro assassino. Oh, non si dice, ma sei proprio caro, eh. Ci strozzi così. No. Eccolo qui, alle gallicelle. E andiamo. Torniamo in città alla ricerca. Di oggetti da vendere. Allora, oh, c'è Pippi. Parliamo con Pippi. Ciao Pippi. Oh, lì c'è una stellina. E lei, sono troppo contenta di vederti. Di cosa vuoi parlare, giovine? Hai qualche novità? Ho deciso di addolcire la mia vita. Il trucco per fare è la frutta. Andrà bene un qualsiasi frutto. Vai tranquilla, contaci. Ti ce lo porto io. Ok, qua. Frutto. Frutto. E frutto. C'è anche una stellina lì, eh. Occhio. Ciao, ci facciamo due chiacchiere? Certo, ecco qua. Vai, beccati questo durian. Sto frutto strampalato. Bene, bene. Meno male ti è piaciuto, perché insomma è un frutto un po' particolare. Oh, maglia girasole, me la metto subito, la voglio vedere. Allora, mettiamo qui, mi metto subito la maglia girasole. Indossa. Molto molto estiva questa maglia girasole. Ecco. E vai, ho trovato il mio fossile, ultimo fossile della giornata, il quarto se non mi ricordo male. Bene, allora, che dirvi? Con questo sì, quattro fossili. Per oggi io direi che siamo arrivati alla fine giornata,
di questo Animal Crossing, questa puntata, e con questa bella maglia girasole. Abbiamo visto che è arrivata Brina, ho parlato con Greta, che mi ha voluto visitare la mia casa. Bene, che dirvi? Grazie per essere arrivati fino a qui. Vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate, fate i vostri commenti, che io, come sempre, li leggo appena posso, e poi rispondo sempre appena posso. Bene, detto questo, se non vi siete iscritti, fatelo, iscrivetevi, questo è importante, sostenetemi, grandi, grandi ragazzi, un bacio a tutti voi, ciao a tutti da Stratossina!